Ciao a tutti, grazie agli amici di BioPills per questa opportunità. Io mi chiamo Gori Cristian, mi occupo di divulgazione ambientale qui nella mia città e sono studente alla Politecnica delle Marche e mi sono laureato proprio portando come argomento di tesi il DNA antico. Quindi oggi vorrei sfruttare questa occasione per parlarvi di che cos'è il DNA antico e se è utilizzabile per riportare vite specie estinte, magari anche milioni di anni fa. Iniziamo con questo grafico. Che cosa vediamo? È rappresentata la diversità della vita che c'è stata nella Terra. Si parte infatti da un punto, che è questo qua. Da questo punto la vita nasce, si sviluppa, si origina e poi comincia a diversificarsi. Cioè vediamo che durante il tempo, da questo punto di partenza, poi avremo tante forme di vita. E la vita che attualmente osserviamo sulla Terra, i giorni nostri, è la superficie di questo grafico, cioè quella che sta al margine. Tutti quei rametti che vediamo dentro questa immagine non sono altro che le specie che sono estinte. Quindi questo grafico cosa ci mostra? Che ci mostra che la vita ha continuato a evolversi. Tantissime forme di vita sono presenti oggi, ma tantissime si sono estinte, non ci sono più. Quindi con questo cosa voglio dire? Voglio dirvi che le specie normalmente si estinguono, è un fenomeno assolutamente naturale, che coinvolge tutte le specie, per due motivi fondamentalmente, o perché non sono più adatte a vivere in un certo contesto e quindi si estinguono senza lasciare eredi, oppure semplicemente si adattano. Ma questo adattamento le porta a cambiare, quindi quelle specie, diciamo, si trasformano, tra virgolette, da una specie ad un'altra. Tutte, assolutamente tutte le specie sono quindi destinate a cambiare e ad estinguersi, quindi l'estinzione è qualcosa di assolutamente naturale che fa parte della vita e di come lei funziona. Con questo grafico vediamo gli andamenti delle estinzioni che conosciamo, almeno con gli studi che sono stati fatti, vediamo che c'è sempre un'estinzione di base, qui la chiamo background extinction, ma ci sono dei punti più importanti dove l'estinzione è stata più marcata. Pensiamo per esempio all'estinzione di dinosauri, oppure pensiamo a quello che è accaduto alla fine del Permiano. Ci sono dei punti in cui le estinzioni sono molto più alte rispetto al normale. Questo perché? Perché magari avvengono impatti di meteoriti, ci sono eruzioni vulcaniche, cambiamenti climatici molto importanti, che quindi vanno un po' a creare questi picchi, dove le estinzioni sono maggiori, si possono avere perdite di biodiversità anche del 90% rispetto al normale. Però come vediamo c'è sempre un tasso di estinzione, ovviamente oscillante, però è sempre presente. E da quello che purtroppo saremmo anche i giorni nostri, c'è un'estinzione tuttora in corso. Mentre prima, come dicevo, le estinzioni erano legate a fenomeni catastrofici come appunto i meteoriti, eruzioni vulcaniche, ora la causa principale di estinzione siamo noi, cioè l'attività che abbiamo come specie, come Homo sapiens, l'attività antropica quindi. E quando pensiamo alle estinzioni pensiamo sempre a paesi esotici, a zone vergini come la foresta amazzonica. In realtà anche noi in Italia non siamo messi poi così bene. Infatti qua vediamo le specie a rischio in Italia e vediamo che sono colpite un po' tutti i raggruppamenti, quindi gli anfibi, gli uccelli, i mammiferi, i rettili. Quindi no, è vero che abbiamo alti tassi di estinzione, quindi di aggressione alla biodiversità in alcuni posti come la foresta amazzonica o in qualsiasi posto ricco di biodiversità, ma anche qua in Italia non siamo poi messi così bene, insomma. Cioè dire che comunque l'Italia, dal punto di vista della biodiversità, è messa, è tra i punti migliori, perché è la più ricca se guardiamo l'Europa. E quando pensiamo quindi a un'estinzione, in genere pensiamo a qualcosa di negativo. Vi faccio vedere con questo grafico che in realtà per la natura l'estinzione non è qualcosa di così negativo. Qui vediamo per esempio a sinistra si parte con una alta diversità di forme di vita,
Queste forme di vita poi, per qualche motivo, spariscono, ma rilasciano alcuni superstiti. Da questi superstiti la vita poi riparte, darà nuove forme di vita che pian piano andranno a colonizzare e ad occupare gli spazi che erano stati prima presi, prima occupati dalle altre specie. Con questo cosa vuol dire? Perché anche se c'è un'estinzione, la vita bene o male riesce nel giro di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di anni a ripartire e a occupare gli spazi che prima erano stati, che erano insomma destinate ad altre specie. Con questo cosa voglio dirvi? Che tendiamo normalmente a pensare alle estinzioni come qualcosa di negativo. In realtà non lo sono. Non sono negative per la vita o per l'ampianeta, ma se sono negative lo sono per noi. Questo perché? Perché come vediamo, se qualcosa si estingue nel corso di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di anni, la vita poi riparte, riesce appunto a ripartire. Però la domanda che dobbiamo farci è: se l'ecosistema, se le specie animali, vegetali e quant'altro spariscono, noi uomini, noi persone, riusciamo ad adattarci a questo cambiamento oppure soccombiamo? Quindi attualmente ci sono delle estinzioni anomale. Cioè il grado di estinzione è più alto rispetto a quello che normalmente avverrebbe senza il nostro sforzo. Dobbiamo chiederci, queste estinzioni, questo danno che facciamo alla terra e alla vita, riusciamo a sopportarlo, quindi a resistere, oppure no? Perché la vita comunque continuerà, con o senza di noi, ma noi riusciamo ad adattarci. E questo è... Quindi è un po' il cambio di paradigma, nel senso che noi non dobbiamo salvare l'ambiente, salvare il pianeta da quello che stiamo facendo, perché comunque ha vissuto di peggio la Terra e la vita su questo pianeta, ha vissuto davvero di catastrofi esagerate. Quello che dobbiamo fare è salvare il pianeta per salvare noi stessi, perché siamo noi quelli davvero a rischio. Perché se la Terra e la vita poi ripartirà, non lo farà in tempi umani, ma in tempi geologici, che sono assolutamente incompatibili con qualsiasi vita umana mai esistita, perché si parla appunto di migliaia e milioni di anni. Quindi questo è, sto cercando un po' di cambiare il focus, cioè salvare il pianeta non per salvare il pianeta, ma per salvare noi stessi, perché è questo che è importante, che conta. Facciamo alcuni esempi. Qui vediamo la megafauna. Che cos'è? Sono delle specie animali che esistevano sulla Terra anche pochi milioni di anni fa, che sono estinte. Estinte per motivi che ancora sono sconosciuti, ma questo per farvi capire che comunque la Terra è continuamente dinamica, cioè le specie viventi continuano sempre a estinguersi, se ne formano di nuove, anche in tempi recenti. Vi faccio vedere alcuni esempi. Vediamo a sinistra l'orso delle caverne, era un orso che stava in Europa, anche in Italia. Qui abbiamo per esempio un osso, l'orso delle caverne, un orso che appunto era molto abbondante, si chiama orso delle caverne perché questi reperti, queste ossa, sono molto abbondanti, più o meno abbastanza, diciamo, abbastanza abbondanti anche nelle grotte, da qui il nome orso delle caverne. A destra invece abbiamo il Deinotherio. Qui abbiamo un dente di Deinotherio, che era questo animale tipo elefante con i denti, quindi con le zanne rivolte verso il basso. E qui c'è un dente. Vi faccio anche vedere un altro fossile, questo qua si chiama Gonfotherio, che era un animale simile sempre al Deinotherio e all'elefante attuale. E tutte queste specie estinte noi le conosciamo perché abbiamo questi. Quindi i fossili. I fossili che cosa sono? Sono delle parti anatomiche dell'animale che sono rimaste sotto l'effetto del tempo per centinaia di migliaia e milioni di anni e sono trasformate. Cioè, questo dente in realtà ha consistenza, è fatto di materiali che tendono ad essere più simili oppure sono del tutto simili a una roccia rispetto alla parte organica di cui era fatto inizialmente. Perché appunto il fossile è questo, cioè una parte anatomica che si trasforma e tende a diventare roccia. Ovviamente i fossili hanno tanti limiti, perché non ci danno tante informazioni quante, come adesso, un animale vivo. Un animale vivo ci dà tantissime informazioni, e soprattutto
possiamo analizzare i suoi tessuti e studiare il DNA. E quindi vorrei iniziare ora ad entrare dentro il tema di questo webinar, cioè il DNA e il DNA antico. Che cos'è il DNA? Il DNA è questa molecola importantissima che conosciamo circa da 50 anni, che sta dentro quasi tutte le cellule. Il DNA come composto? È questa macromolecola in cui è un polimero perché l'unità di base si chiama nucleotide che si ripete lungo tutta questa sequenza. I nucleotidi variano per una porzione che si chiama base azotata, che è quella parte colorata che vediamo nella figura. Queste variazioni nel DNA sono 4 e sono A, C, G, T, ovvero adenina, citosina, guanina, timina. In base a come si ripetono e a quanto è lunga questa ripetizione di queste quattro basi, noi abbiamo il DNA di tutti gli organismi viventi. Quindi noi possiamo leggere questa sequenza di DNA, queste successioni di nucleotidi e quindi di basi azotate, come se fosse un libro. Cioè ogni organismo, ogni cellula dell'organismo ha all'interno questa lettura, cioè questa sequenza di basi azotate che è unica per ogni individuo. E soprattutto da ogni individuo possiamo anche capire le relazioni che ci sono tra quell'animale, quell'organismo con gli altri, quindi se appartiene a certe specie, se invece appartiene a alcuni gruppi tassonomici. Come dicevo prima, il DNA sta nelle cellule, ma ha zone diverse. Per esempio, quello che conosciamo è il DNA nucleare, quindi il DNA che sta dentro il nucleo della cellula. Ma in realtà ci sono anche altri tipi di DNA. Qui parliamo di animali e vegetali, perché già se parliamo di batteri è un discorso un po' diverso. Il DNA nei noi oppure negli altri animali non sta solamente nel nucleo, ma ci sono anche alcuni organelli chiamati mitocondri oppure nelle piante i cloroplasti che contengono DNA. È una cosa un po' strana perché in realtà non è così ovvio, cioè nel senso magari quando si studia la cellula si può pensare che il DNA sia solo in un punto, in realtà non è così perché il DNA sta anche nei mitocondri. La ragione di questa presenza dei mitocondri nei cloroplasti è abbastanza, cioè, affascinante, interessante perché dobbiamo immaginarci una cellula ancestrale, una cellula eucariota, senza mitocondri. Questa cellula comincia ad avere un rapporto simbiontico con un batterio e da questo rapporto simbiontico comincia quindi a nascere una relazione così intima che porta la cellula a dipendere dal mitocondrio e il mitocondrio a dipendere dalla cellula. Il mitocondrio quindi prima era un batterio che aveva del DNA e quando si è integrato nella cellula ha mantenuto una parte, non tutta, di questo DNA. Stessa storia per il cloroplasto. Quindi è per questo che troviamo il DNA sia nel nucleo della cellula, ma anche fuori, anche nei cloroplasti e nei vegetali, anche nei mitocondri, scusate, e nei vegetali anche nei cloroplasti. Ma perché questo discorso? Perché ve ne parlo? Perché c'è un fattore importantissimo se vogliamo studiare il DNA. E qual è? Questo fattore è che il DNA nucleare, almeno nell'uomo o comunque negli animali, è presente in poche copie. Cosa vuol dire? Ogni cellula contiene dentro il nucleo poche copie del DNA. Nell'uomo sono due, in altri animali oppure altri organismi sono 3, 4, 5, 6, dipende insomma dall'organismo che stiamo studiando. Mentre ogni cellula a centinaia o migliaia di copie di DNA mitocondriale all'interno. Questo perché? Perché ogni mitocondrio contiene il DNA mitocondriale, ma di mitocondri la cellula non ne ha solamente uno, ma ne ha tanti in base alle sue esigenze. Quindi avremo cellule che hanno poca richiesta di energia, perché i mitocondri servono per dare energia alla cellula, per semplificare. E quindi queste cellule avranno pochi mitocondri, ma comunque ne avranno centinaia di mitocondri. Mentre altri, tipo le cellule muscolari, avranno tantissimi mitocondri, perché mitocondri appunto serve per dare energia e quindi per far funzionare
il muscolo. E quindi questo è importantissimo. È importantissimo perché è come se già avessimo un'amplificazione di questo DNA, mentre il nucleo ha poche copie, il resto della cellula, nel citoplasma, quindi nei mitocondri, abbiamo tante copie di questo DNA. E questo è utile proprio per studiarlo, perché se una cosa è molto abbondante è più facile da studiare. Ora, tornando al fossile, che c'entra il discorso che ho fatto? C'entra perché il DNA non è eterno. Il DNA è una molecola che va mantenuta costantemente dall'organismo, dalla cellula, ma dopo un po', diciamo, sparisce se l'organismo muore. Quindi la domanda che dobbiamo farci è quando il fossile continua ad avere DNA? Perché, come vi ho detto, il fossile prima era qualcosa di organico e col tempo tende a diventare qualcosa di inorganico, qualcosa molto più simile alla pietra. Vediamo infatti in questa immagine qual è il processo che porta un organismo a diventare fossile. Quindi in genere c'è questo seppellimento veloce che poi permette di trasformare questo corpo appunto qualcosa più simile alla roccia che a qualcosa di organico e poi verrà scoperto. Dal punto di vista di DNA, vediamo che il DNA lo troviamo all'inizio, lo troviamo mentre l'organismo viene seppellito, ma anche durante il processo che porta alla trasformazione di questo reperto in fossile. Alla fine non c'è più, alla fine sparisce il DNA. E finalmente introduciamo il concetto di DNA antico. Allora, partiamo quindi dal DNA. Il DNA, come vi ho detto, è importantissimo per lo svolgimento della vita delle cellule e dell'organismo. Questo DNA è vittima continua di danni, di errori, dovuti sia a sostanze chimiche, a processi casuali, alla luce, oppure semplicemente ai meccanismi che portano la replicazione del DNA a volte fanno degli errori, quindi è continuamente sottoposto a errori. Qui vediamo per esempio una rottura ad un filamento, oppure rottura a entrambi i filamenti, oppure vengono cambiate le basi, ma ci sono dei processi, dei meccanismi di riparazione che agiscono costantemente e mantengono quindi funzionale e attivo il DNA. Questi processi però sono attivi solamente quando la cellula è viva. Quando la cellula muore, queste mutazioni continuano ad avvenire, continuano a verificarsi, ma non c'è più nessun meccanismo che le va a recuperare, che le va a ripristinare. Quindi avremo un DNA che col tempo comincia a spezzarsi, comincia ad accumulare mutazioni e che quindi sarà sempre più diverso, sempre meno leggibile rispetto al DNA di partenza. Ecco, questo DNA molto frammentato, molto rotto, molto alterato, è il DNA antico. Quindi, quali sono le caratteristiche che ha questo DNA antico? Prima di tutto, ha una bassissima concentrazione, perché col tempo la concentrazione iniziale di DNA comincia a scendere. Vuoi perché ci sono gli organismi decompositori che attaccano il DNA? Vuoi perché ci sono gli agenti atmosferici, comunque gli agenti chimici che continuano a corrodere il DNA, anche agenti fisici. I filamenti sono corti, perché come ho detto prima, il DNA oltre a modificarsi si spezza anche in pezzi. Ci sono i crosslink, quindi sono dei legami che avvengono tra filamenti diversi che rendono più difficile la lettura rispetto a un filamento intero. E poi le basi si modificano. Qua vi faccio vedere che c'è anche un rischio di contaminazione, ovvero questo DNA, siccome è poco concentrato, può essere facilmente contaminato da delle sorgenti più ricche di DNA. Qui vediamo alcune modificazioni che possono avvenire nel DNA antico, che si verificano normalmente nel DNA normale, ma anche nel DNA antico, ovviamente sono più frequenti. Per esempio, questa. E la storia del DNA antico è molto recente. E infatti, la prima prova di esistenza di questo DNA antico risale a 1984, dove il signor Higuchi estrae
un campione dal quagga, il quagga era questa zebra ormai estinta, una sottospecie di zebra ormai estinta, prende questo esemplare conservato, impagliato, estrae un frammento, un campione e trova del DNA di quagga. È una cosa che ha lasciato molto sbalorditi perché non si pensava che addirittura un esemplare estinto, conservato in un museo, impagliato, avesse del DNA di quagga. È una cosa che ha fatto molta notizia. Infatti, da subito, qui vediamo l'anno dopo, Svante Paabo nell'85, si concentra su altri reperti, addirittura analizza una mummia e nella mummia trova del DNA di mummia, quindi di essere umano. Quindi questo ha fatto anche capire che era possibile lavorare anche nell'uomo, anche con persone morte, quindi con corpi che avevano diverse migliaia di anni. E poi avviene questa cosa importantissima che è la scoperta della PCR. Come vi ho detto, il DNA antico è veramente poco abbondante nei reperti. La PCR, invece, è quel processo che ci porta il DNA, ci porta ad amplificare il DNA, quindi a renderlo molto più abbondante. Poi vediamo più tardi che cos'è la PCR, come funziona. Però questo, diciamo, sono le tappe chiave del percorso del DNA antico. E quali sono quindi le sorgenti del DNA antico? Sono tante. Chiaramente qualsiasi reperto organico o suborganico che ha cominciato il processo di fossilizzazione contiene all'interno del DNA. Per esempio, possiamo parlare di resti scheletrici, quindi per esempio il nostro osso di orso delle caverne. Qui ancora, dal momento che l'orso delle caverne non si è estinto tantissimi anni fa, c'è ancora il DNA qua dentro. Oppure possiamo parlare di tessuti molli, quindi magari pensiamo al classico mammut che se ne esce dal permafrost siberiano. Qui per esempio vi faccio vedere, qui c'è del pelo di mammut che viene dalla Siberia. Oppure ovviamente i denti, quindi come il nostro gonfoterio, anche se qua probabilmente non c'è più niente di DNA, poi vi spiegherò perché. Quindi qualsiasi campione organico contiene all'interno del DNA. Più passa il tempo, più questo DNA comincia a sparire, perché si degrada, perché comincia a spezzettarsi e a essere illeggibile. Quindi abbiamo due estremi, qui faccio vedere due estremi, fattori che portano il DNA a degradarsi più velocemente, fattori invece che lo mantengono più preservato. Per esempio, un reperto che rimane sotto la luce, sotto il calore, più facilmente andrà a deteriorarsi, quindi a lasciare poco DNA. Anche l'ambiente umido, perché facilita la proliferazione di batteri e quindi dei decompositori. E i tempi remoti, perché? Perché più un soggetto è antico, e più avrà subito tutti questi agenti che avranno attaccato il DNA. Dall'altro canto, invece, una bassa esposizione agli UV, quindi una bassa luce, oppure anche le basse temperature, per esempio, quindi diciamo, di fatto mantenere il corpo, diciamo, una cella frigorifera che mantiene quindi più a lungo i tessuti e quindi il DNA all'interno delle cellule, ma anche i tempi recenti. Qui ve ne faccio anche vedere altri, ma ognuno poi magari per velocità vado avanti. E continuamente continuano a uscire anche reperti importanti, per esempio qui c'è un cucciolo di lupo addirittura trovato in Siberia, e questa è una miniera di DNA antico, perché ovviamente questo se ne stava sotto il permafrost, una volta che è uscito il freddo l'ha mantenuto molto bene, i tempi sono recenti perché 18.000 anni non sono poi così tanti, e quindi questa è veramente una miniera di informazioni per il DNA antico. Qui c'è il DNA antico di ottima qualità, mentre un reperto fossile che ha milioni o centinaia di milioni di anni, magari esposto al deserto, avrà DNA veramente, non avrà più DNA, cioè avrà il processo che ha portato al deterioramento di quel DNA è stato molto spinto, molto veloce. Quindi la domanda che dobbiamo farci è: ok, sappiamo quali sono le caratteristiche che portano il DNA a conservarsi, a mantenersi, ma diciamo nel caso migliore, quindi un animale, per esempio sepolto nel permafrost oppure in qualche grotta siberiana, qual è il limite in cui riesco ancora a trovare del DNA e quindi a leggerlo e a sfruttarlo?
A questa risposta ci ha pensato questo ricercatore che ha studiato i Moa. I Moa erano questi uccelli enormi che stavano in Nuova Zelanda, estinti a causa della caccia. Cosa ha fatto? Ha analizzato il DNA antico di questi Moa e ha scoperto una cosa molto importante, cioè che più o meno ogni 500 anni il DNA si spezza, si frammenta in due. Decadimento del DNA è quel tempo che impiega il DNA a spezzarsi in due. Quindi si parte quindi dalla molecola intera, quindi diciamo l'organismo fresco, che ha il DNA perfettamente conservato e riparato, alle condizioni ideali, dopo 500 anni circa si spezza in due, dopo altri 500 anni questi due frammenti si spezzeranno in due e così via, finché otterremo dei frammenti molto piccoli. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che avremo un limite in cui i frammenti saranno talmente troppo piccoli, talmente troppo modificati, che saranno illeggibili. Quindi avremo reperti con del DNA, ma saranno talmente deteriorati, saranno talmente insignificanti, che saranno impossibili da utilizzare a leggere, da utilizzare per poterli studiare. Per farvi un paragone, è come partire da un libro che ha tutte le frasi, le pagine intere. Alla fine otteniamo un libro con pagine mancanti, con le parole spezzate oppure con qualche sillaba per pagina. Ovviamente è impossibile leggere quel libro. Qui è la stessa cosa. Qui partiamo da campioni ricchi di DNA, ma dopo un tot di tempo abbiamo campioni poverissimi con DNA insufficiente. E secondo gli studi del ricercatore di prima, abbiamo che nelle condizioni ottimali, già dopo 2 milioni di anni, qualsiasi reperto non ha più DNA. O meglio, ce l'ha, ma è talmente rovinato, talmente danneggiato che non si può più utilizzare. E in questa immagine vi faccio vedere il tempo che ha la Terra. La vita più o meno appare in questa zona qua. Appare più o meno qua la vita. E siamo quindi a 4 miliardi di anni, quindi è impensabile trovare del DNA che sia così antico, ma il DNA riusciamo a ottenerlo solamente in quelle forme di vita che sono vissute qua, in questa fascia qua. Tutto il resto purtroppo non ci dà più informazioni, cioè possiamo studiare solamente le specie che sono estinte grazie a questi, ai fossili, senza più DNA, mentre le specie che per fortuna ricadono in questa fascia riescono in alcuni casi a darci del DNA di qualità e quindi ad essere studiate. Per farvi capire, i dinosauri si sono estinti 65 milioni di anni fa, ovviamente siamo in un periodo troppo lungo per poterli studiare, quindi qualsiasi fossile di dinosauro, tipo questo, che è uno spinosauro, non ha più DNA. Quindi magari come tanti di voi avevo il sogno di un giorno da bambino di portare a spasso un carnosauro in giro per il mio giardino, purtroppo questa sarà solamente un sogno perché, come vi ho detto, è impossibile riportare in vita i dinosauri perché sono talmente antichi che qualsiasi reperto fossile come questo non ha più DNA. Questo è un pezzo di roccia che ha la forma di un osso di uno spinosauro. Purtroppo bisogna capirlo, bisogna rendersene conto e bisogna andare avanti. So che è un brutto colpo per tutti, però purtroppo è così. Anche se possiamo un po' consolarci perché
I dinosauri in realtà non sono del tutto estinti perché, come vi faccio vedere in questa immagine, c'è una piccola nicchia di questi dinosauri che ha imparato a volare, ha imparato ad adattarsi al cielo e per fortuna vive ancora ai giorni nostri e sono gli uccelli. Quindi facciamo un'altra immagine, sono tutti estinti a parte questa fascia in alto che sono proprio gli uccelli. Gli attuali dinosauri sono gli uccelli. E quindi spesso qualcuno pensa ai dinosauri come a questo Velociraptor, in realtà questo non è un Velociraptor, forse magari è più un mostro, perché un Velociraptor, secondo le conoscenze attuali, è qualcosa di questo, ricco di penne, di piume, proprio che ha una forma che ricorda molto più un uccello rispetto a un rettile, anche se comunque sono rettili, diciamolo. E vediamo quindi ora quali sono i passaggi che ci portano dal campione, tipo questo pelo di mammut, dal campione a ottenere il DNA antico e quindi a studiarlo. Prima cosa da fare è estrarre il DNA, quindi prendere il campione e cercare di ottenere il DNA che sta qua dentro. La seconda cosa da fare è amplificare questo DNA. Come dicevo prima, il DNA antico è molto frammentato e molto poco abbondante. E quindi va assolutamente amplificato per poterlo leggere meglio. L'ultima cosa è analizzare la sequenza che prima verrà appunto letta e poi verrà assemblata. Vediamo quindi punto per punto che cosa stiamo facendo. Prima cosa è estrarre il DNA. Quindi ci arrivano in laboratorio questi reperti, che non sono fossili, sono dei subfossili, quindi sono dei reperti che generalmente hanno cominciato il processo di fossilizzazione, ma hanno ancora del DNA all'interno. Come vedete dall'immagine, i laboratori che trattano il DNA antico sono laboratori che lavorano assolutamente nella massima igiene, devono assolutamente evitare i contaminanti perché, come dicevo, il DNA è veramente poco presente e anche il fatto di non indossare mascherine, di aprire la finestra, sono tutte cose che po possono portare inevitabilmente a compromettere il campione. Quindi va fatto assolutamente tutto in condizioni sterili, senza contaminazioni. Estratto poi il DNA, lo otteniamo quindi. Il DNA non è come lo pensiamo, cioè a sinistra vediamo la classica molecola di DNA che magari tu abbiamo in mente, la doppia elica che gira, ma questa in realtà non lo vediamo in laboratorio perché il DNA è talmente piccolo che è invisibile all'occhio umano. Il DNA lo vediamo con degli inganni. Il primo inganno è quello di colorare il DNA. Nell'immagine in centro vediamo un DNA che ha fatto una corsa elettroforetica, poi vi spiegherò velocemente cos'è l'elettroforesi, e vediamo delle bande che corrispondono al DNA, il cui colore non è dovuto al DNA, ma è dovuto al colorante che ha con sé, che quindi ci mostra la posizione del DNA. Senza il colorante non vedremo mai quelle bande. Invece, un altro metodo per poter vedere il DNA è farlo precipitare, quindi farlo aggregare con altre molecole, con altre sostanze, e questo aggregato cambia la densità del composto, ce lo rende anche visibile a occhio nudo, ma comunque ce lo rende anche facilmente separabile rispetto al mezzo acquoso, comunque all'altra fase. Vi accenno a che cos'è l'elettroforesi perché è un'operazione che si fa in quasi tutti i laboratori di biologia ed è importantissima. L'elettroforesi, che cos'è? Si parte da un gel di agarosio, che è quello a destra, visto al microscopio. Il gel di agarosio è appunto un gel, ma all'interno ha tantissimi micropori formati da questa ragnatela dovuta alla composizione dell'agarosio in gel. Perché si utilizza? Perché viene emesso questo gel all'interno di un campo elettrico che ha da una parte il polo negativo e dall'altra parte il polo positivo. Il DNA è carico negativamente e quindi tende a spostarsi dal polo negativo, cioè che è il suo polo, a quello positivo, perché viene attratto. Il DNA quindi migra, ma che succede? Succede che il DNA dentro, quando viene caricato, non è tutto uguale.
nel senso che avremo pezzi più lunghi e pezzi più corti. I pezzi più corti faranno il percorso, diciamo, facile, perché migrano facilmente attraverso questi poli, mentre i pezzi lunghi faranno difficoltà, proprio perché sono ingombranti. Quindi il risultato della elettroforesi è una sequenza di bande che è strettamente collegabile alle lunghezze di questi frammenti. Più i frammenti sono lunghi, meno avranno corso. Più invece sono corti, più lunga sarà stata la corsa. Si ottiene quindi un pattern che può essere molto importante per poter confrontare con altri organismi oppure per capire diverse cose, e si possono anche prendere queste bande per poi studiarle attentamente. E quindi, ottenuto il DNA dal nostro campione, il secondo step è quello di amplificare il DNA antico. Come vi dicevo prima, il DNA antico è veramente scarso, è veramente poco abbondante. Quindi con questa fase cosa facciamo? Andiamo ad amplificare il DNA che abbiamo ricavato. Si fa tramite la PCR. Per semplificare, posso paragonare la PCR ad una fotocopiatrice. Prendiamo un foglio, lo diamo alla fotocopiatrice e questa ci restituisce tante copie più o meno identiche di quella originale. Ecco, è la stessa cosa però ovviamente in forma molecolare, ovvero abbiamo un frammento di DNA. Lo diamo alla polimerasi, che ci restituisce tramite il suo processo tante copie di quella di partenza. Quindi riusciamo a tenere da un campione che aveva poche copie a tantissime copie, anche migliaia di copie. Qui vediamo il funzionamento della PCR. Si parte quindi da un doppio filamento. Questo doppio filamento viene staccato grazie al calore. Una volta staccato ci sono delle molecole che si chiamano primer che si attaccano specificatamente a delle regioni di queste molecole staccate. Poi interviene la polimerasi che andrà ad allungare copiando, o meglio mettendo il complementare delle nucleotide che trova nel filamento e alla fine si fermerà. Quindi da un ciclo otterremo due filamenti interi. Poi il ciclo riparte, quindi questi due filamenti interi poi verranno aperti grazie al calore, verrà inserito il primer e poi ci sarà l'estensione grazie alle polimerasi. Questo viene ripetuto man mano lungo tutta la PCR. Quindi alla fine otterremo tantissime copie del DNA di partenza. La PCR è stata così semplice quanto importante perché ha rivoluzionato un po' il campo della biologia, ha permesso di fare tantissime scoperte, tant'è che valsa allo scopritore il premio Nobel nel 93. Magari qualche calciatore non è così d'accordo, però insomma l'importanza che ha avuto la PCR nel campo della biologia e della medicina è stato enorme, ha avuto un impatto importantissimo. In questa immagine non vediamo la PCR, ma vediamo l'analogo che avviene nella cellula, cioè questa è la macchina che nelle cellule umane, nelle cellule animali, replica il DNA. Si chiama replisoma e guardate quanto è complicato, ma anche preciso nel fare questo. E pensate che questa macchina fa solamente un lavoro. È fatta solamente per replicare il DNA, per copiare l'informazione che c'è da una parte a fare due copie. Questo per farmi rendere un po' idea, a chi magari non ha mai affrontato il tema della biologia, di quanto sia complessa quanto sia affascinante, perché questa cosa svolge solamente un ruolo, ma immaginate tante macchine come questa che svolgono ogni volta un ruolo diverso. Farei capire, non so, quanto è complicata, quanto è affascinante anche lo studio di questa scienza. Il terzo e ultimo step è l'assemblaggio. Noi ora abbiamo ottenuto dei frammenti, questi frammenti poi sono stati anche sequenziati, sono stati letti, però non ci bastano perché abbiamo tanti frammenti corti che corrispondono più o meno ai frammenti iniziali, quelli che c'erano nel DNA antico, che sono molto piccoli, parliamo di 500 basi, non sono insomma esagerati. Quello che si fa adesso è assemblare i frammenti che abbiamo ottenuto, quindi abbiamo tanti frammenti diversi che vanno fatti combaciare nelle regioni in cui sono uguali e da questo lavoro noi otteniamo il frammento intero.
Quindi la sequenza completa è come se io avessi la pagina di un libro, però la pagina non ce l'ho intera, ma ho le frasi che si sovrappongono e grazie a questa sovrapposizione riesco a capire la lettura di questa pagina. Ecco, qua è la stessa cosa. Qui vi ho fatto vedere un'immagine partendo dal testo di una canzone, facendo l'assemblaggio. Basandosi sulle regioni uguali, io ottengo il testo e quindi anche la canzone che possiamo per fortuna anche ascoltare. E quindi questo è un po' il risultato che possiamo ottenere, possiamo capire il testo di questa canzone. Fare l'analogo col DNA, noi abbiamo tanti frammenti, grandi almeno 100 basi, che poi vanno sovrapposti. E da questa sovrapposizione riesco a ottenere il frammento completo e quindi riesco a capire com'era il frammento di origine. Però c'è un problema, ovvero se io ho dei frammenti che sono molto ripetuti oppure frammenti molto degradati, ottengo delle sovrapposizioni che non sono ottimali. Mi spiego meglio. Tante regioni del DNA di un animale, comunque di un organismo, sono ripetute, ci sono molte regioni ripetute. E voi capite bene che se sovrappongo queste regioni ripetute, non riuscirò mai a capire quanto sono ripetute, perché l'assemblaggio non mi darà mai la lunghezza precisa di questo risultato. Se invece ho frammenti molto piccoli, sarà ugualmente difficile riuscire a capire come si ripete, come continua il frammento di origine. Per cui quando ho queste condizioni l'assemblaggio diventa particolarmente difficile, se non addirittura impossibile. Tornando all'analogo della canzone di prima, qui vediamo che il testo è fortemente degradato, è molto ridotto, potrei ottenere un testo della canzone di questo genere, e ovviamente sarebbe inascoltabile, perché sono condizioni che si ripetono. Quante volte sono ripetute, quindi in questo caso è impossibile fare l'assemblaggio. Per questo motivo è importantissimo avere almeno del DNA di qualità, perché se ho frammenti piccoli non avrò mai un assemblato, un risultato attendibile e utilizzabile per i nostri studi. E come vi dicevo, le scoperte sul DNA antico sono relativamente recenti, parliamo degli anni, fine anni 80. E quando sono state fatte hanno suscitato grandissimo interesse, grandissima curiosità e ha spinto l'immaginazione di molti a ipotizzare mondi con animali riportati in vita dal passato. Per esempio, grazie a queste scoperte è nato Jurassic Park, poi sono nati per esempio i Pokémon, sono molto ispirati all'utilizzo dei fossili e riportarli in vita agli animali che erano qui presenti, oppure con tutte le teorie sul riportare in vita animali purtroppo mai estinti. Una cosa, una curiosità, perché Jurassic Park parla di dinosauri? Perché in quel periodo, quando è nato il concetto di DNA antico, hanno cominciato a cercare DNA antico ovunque. Si partì quindi dal quark, ma poi cominciò anche, no, ai faraoni, ma anche ai fossili di dinosauro. Quindi presero fossili come questo, lo analizzarono e trovarono DNA. Qua, in un fossile dinosauro, c'era DNA. La domanda è: com'è possibile questo? Perché, come vi dicevo prima, il limite da cui posso ottenere informazioni per studiare il DNA è al massimo 2 milioni di anni, 2. Un fossile dinosauro, tipo Spinosauro, ha molti più anni, parliamo quasi anche di centinaia di milioni di anni. E quindi com'è possibile avere DNA in quel reperto fossile? È molto semplice. Come vi dicevo prima, è facilissimo contaminarsi col DNA. Quindi, se io analizzo in questo fossile il DNA, faccio un tampone, cerco il DNA qua e lo trovo. Ma non è il DNA di questo fossile, ma il DNA ambientale, che potrebbe essere quindi di batteri, potrebbe essere DNA mio, potrebbe essere DNA di una persona che l'ha toccato. Quindi c'è del DNA in quel reperto fossile, ma non è del dinosauro o dell'animale che rappresenta, ma è di qualcos'altro. Però inizialmente questa cosa della contaminazione non si conosceva e quindi quando riuscirono a trovare DNA
nella superficie di dinosauri, comunque anche di piante, l'hanno cercato ovunque il DNA antico, e lo trovavano, pensarono subito che c'era DNA in quei reperti, che erano dell'animale originario. In realtà, purtroppo, non è così, erano solo contaminazioni. E quindi quali sono le applicazioni che possiamo fare sullo studio del DNA antico? Partendo da quindi i reperti che erano DNA antico, possiamo per esempio fare studi filogenetici, cioè capire a chi sono imparentati questi animali estinti, quindi comprendere meglio qual è stata l'evoluzione della vita per alcune branche dell'evoluzione. Possiamo capire le abitudini alimentari, possiamo infatti per esempio analizzare i resti di cibo che stanno nei denti, oppure possiamo analizzare le feci che non sono completamente fossilizzate, ma che contengono ancora al loro interno delle tracce su quello che avevano mangiato gli animali, uomini compresi. Possiamo per esempio studiare l'origine della domesticazione delle coltivazioni, studiando quindi come sono spostate, come si sono evolute alcune specie vegetali, animali che abbiamo cominciato ad allevare, banalmente anche il cane, il gatto, ma anche il frumento, l'orzo e quant'altro. Possiamo fare studi di genetica di popolazione, ovvero capire una specie al suo interno ha tante popolazioni, queste popolazioni come si spostano, come sono spostate nel corso del tempo, sulla base di vari fattori che possono essere antropici o ambientali. Oppure si possono fare analisi sui prodotti commerciali per verificare legalità. Cosa vuol dire? Ci sono dei prodotti commerciali appunto in vendita, in particolare alimentari, che dall'esterno non si capisce bene a che specie appartengono. Esempio, se io ho una confezione di vongole, all'interno ho le vongole, però ho solamente la carne delle vongole, è difficile capire a che specie appartenga quella vongola se non ho il guscio, che è fondamentale per capire la specie. Utilizzando il DNA antico è possibile perché ovviamente essendo un prodotto lavorato il DNA sarà molto frammentato e degradato, ma conterrà comunque del DNA antico e questo DNA antico sarà utilizzabile per capire che specie è. Oppure banalmente le confezioni di tonno, io non capisco se quello è tonno, ma studiando il DNA che sta lì dentro posso capire se effettivamente è tonno e anche da dove arriva, anche magari la zona, la popolazione di partenza, oppure se è una specie diversa, perché a volte accade. E grazie al DNA antico abbiamo addirittura fatto scoperte importanti sul nostro albero della vita, cioè l'albero degli ominidi e poi degli uomini. Per esempio, abbiamo fatto scoperte molto importanti sull'uomo di Neanderthal. Questo qua è una replica di uomo di Neanderthal. Come vedete, il cranio è molto diverso dal nostro, ha una forma molto particolare, che rispecchia un po' l'evoluzione dei nostri antenati, ma che è proprio diversa per forma alla nostra. A meno per forma, perché per dimensione, per contenuto del cervello, diciamo, sono paragonabili. E l'uomo di Neanderthal, per un momento si pensava fosse un antenato della nostra specie di Homo sapiens. In realtà, sco abbiamo scoperto che questo uomo non è proprio un nostro antenato, ma è un parente, nel senso che condivide con noi l'antenato, che probabilmente è l'uomo di Heidelberg, Homo heidelbergensis, ma comunque non è il nostro antenato. Anche se, grazie al DNA antico, siamo riusciti a studiare la genetica di questo uomo e addirittura abbiamo trovato dei reperti, quasi fossili, dei subfossili, che hanno testimoniato un rapporto tra la nostra specie e loro. Ci sono stati degli eventi in cui Homo sapiens si è accoppiato con l'uomo di Neanderthal e ha dato della prole fertile. E questo addirittura lo vediamo ancora ai giorni nostri perché tutte le popolaz nella popolazione umana di oggi si ritrova ancora del DNA di Neanderthal. Oltre a questo sappiamo anche altre cose, per esempio abbiamo studiato qualcosa sulla risposta immunitaria di questo uomo, sappiamo addirittura che probabilmente aveva la carnagione chiara e i capelli rossicci, perché le mutazioni che si trovano nel genoma del Neanderthal producono quell'effetto che hanno nel nostro, quindi probabilmente aveva quel tipo di carnagione. E questa più o meno è la forma e l'aspetto che doveva avere quella volta. E per fare un veloce cenno, questa è la classica illustrazione che si trova quando si cerca l'evoluzione umana, cerca di capirla. Qui vi faccio già vedere che è sbagliata perché
abbiamo l'Homo di Neanderthal che viene dopo l'Homo sapiens, come se fosse il nostro antenato. In realtà, come vi ho detto, non è assolutamente così. Ma comunque, questa illustrazione ci mostra un andamento lineare, come se quel primate 25 milioni di anni fa volesse diventare un Homo habilis, che poi diventa Erectus, che poi diventa Neanderthal e poi Sapiens. In realtà l'evoluzione umana non va così. Questa sembra un'evoluzione determinata, cioè che ha uno scopo preciso, cioè quello di formare noi, come se fossimo l'ultimo anello di qualcosa di grande. In realtà questa è una concezione sbagliatissima, molto semplificata, che purtroppo non rende l'idea dell'evoluzione umana, perché l'evoluzione umana è qualcosa di molto più complicato e complesso. Questo è molto, molto semplificato, ma almeno rende già più l'idea di quello che è in effetti. Vediamo che è una cosa molto contorta, in cui le specie cercano di evolversi, cercano di adattarsi ad alcuni ambienti, spesso si estinguono, spesso non si estinguono, però questa è una continua corsa, è un continuo adattarsi alle nuove condizioni ambientali che inevitabilmente in alcune condizioni hanno portato le specie ad estinguersi. Per esempio di questo albero sono tutte estinte e per motivi che ancora conosciamo poco, gli unici che sono ancora esistenti siamo noi. Tutti gli altri sono estinti per motivi diversi. E questo è il nostro albero recente con le specie attualmente esistenti. Quindi vediamo noi che siamo imparentati con scimpanzé e bonobo che stanno sulla destra, più in là abbiamo i gorilla e poi gli orangutan. Quindi noi comunque siamo delle scimmie che siamo strettamente imparentate con le altre. E pensate che grazie al DNA antico abbiamo scoperto una specie, o meglio si pensa, una specie di uomo. Infatti siamo in Siberia, siamo nei Monti Altai e qua c'è una grotta che si chiama Grotta di Denisova. Questa grotta era popolata dai Neanderthal e da noi Homo sapiens, dai nostri antenati Homo sapiens. In questa grotta quindi c'erano delle sovrapposizioni, cioè c'erano strati in cui c'era Neanderthal, poi c'era Sapiens, poi c'era Neanderthal, poi c'era Sapiens, eccetera, eccetera. I ricercatori trovarono delle ossa di queste persone, Neanderthal e Sapiens, probabilmente da un osso, specie se si parla di denti o si parla di falangi, quindi di ossa molto piccole, è difficile capire a che specie può appartenere. Quindi cosa hanno fatto? Siccome siamo in Siberia, e le condizioni per il mantenimento del DNA erano buone, hanno preso questi frammenti, queste piccole ossa, e hanno partito in laboratorio e studiate per capire insomma di che specie potessero appartenere. Hanno trovato che sì, è vero, c'era il Neanderthal e c'era il Sapiens, ma c'era addirittura una specie, comunque un uomo, che non era né Neanderthal e neanche Sapiens. E questo uomo, ancora sconosciuto perché conosciamo veramente frammenti come una mascella, abbiamo delle falangi, abbiamo veramente pochi resti. Poi la conosciamo proprio perché il DNA antico ci ha dimostrato che è diverso rispetto sia ai Neanderthal che ai Sapiens. Vediamo infatti a sinistra l'albero evolutivo di questa specie, almeno negli ultimi, nel mezzo milione di anni passato, vediamo che condivide antenato comune con noi che è l'Homo di Heidelberg. Lo stesso col Neanderthal, come si vede a sinistra, ma è più imparentato al Neanderthal. Infatti, come si vede, dall'Homo di Heidelberg c'è questa biforcazione che da una parte porta all'Homo moderno, quindi a noi, dall'altra parte porta a un'altra biforcazione da cui abbiamo a sinistra il Neanderthal, dall'altra l'Homo di Denisova. Quindi questa è la prima specie umana di cui non conosciamo perfettamente lo scheletro, non sappiamo come è fatta, probabilmente più simile al Neanderthal. Ma ovviamente non lo sappiamo perché i resti sono pochi, però è stata scoperta grazie al DNA e non grazie alle ossa. Noi in genere scoprivamo lo scheletro, il cranio si trovavano comunque le parti ossee, e da queste, tramite il confronto con quello che conosciamo, riusciamo a capire se è la stessa specie o qualcos'altro, qualcosa di nuovo. In questo caso, invece, abbiamo fatto una cosa diversa, cioè scoperto il DNA. E dal DNA abbiamo capito che era una specie a parte, un uomo a parte, l'uomo di Denisova. E in questa immagine vi faccio vedere addirittura una cosa che fino a qualche anno fa era veramente inconcepibile, ovvero l'ibridazione tra diverse specie umane. Questo grafico infatti ci mostra i contributi genetici che una specie ha dato all'altra e viceversa. Infatti grazie all'antico abbiamo scoperto che
L'Homo di Neanderthal, l'Homo sapiens, come vi dicevo, si accoppiavano, si ibridavano, davano origine a prole fertili che poi continuava a mantenere questa quota di DNA neandertaliano e di sapiens. Ma lo stesso ha fatto anche l'Homo di Denisova nei confronti sia nostri e anche dell'Homo di Neanderthal. Quindi c'era un continuo mescolarsi di queste specie tra di loro. E addirittura, grazie al DNA antico, abbiamo scoperto che oltre a questi eventi ce n'erano altri che ancora non si conoscono. Qui li vediamo a sinistra come uomo arcaico ghost, uomo fa arcaico fantasma, perché ci sono delle evidenze che ci fanno pensare a popolazioni che ancora non conosciamo, che sono diverse da quelle che sia dal Neanderthal, che sia da Denisova, sia da noi, Homo sapiens, che comunque hanno dato un contributo genetico alle altre specie incrociandosi e quindi mantenendo quindi prole fertile e quindi lasciando un segno nella genetica. Specie che ancora, comunque specie, magari le conosciamo già, magari no, questo ancora non si sa, ma magari nei prossimi anni si daranno delle informazioni molto interessanti. Farvi capire quanto ancora è complessa l'evoluzione umana, no? Non è, per tornare alla slide di prima, quel percorso rettilineo che parte da un punto e finisce un altro, è qualcosa di estremamente complesso e complicato, ma è anche molto interessante per questi motivi qua. Addirittura abbiamo scoperto un ibrido nato dal papà Denisova e la mamma Neanderthal. Qui vediamo delle ossa che sono il risultato di questa ibridazione. Ovviamente queste ossa, dal punto di vista morfologico, ci dicono veramente poco, però siccome erano conservate in un posto ideale per il DNA, in un posto in cui il DNA si conserva bene, i ricercatori hanno preso queste ossa, hanno analizzato il DNA, hanno scoperto che non è proprio né Neanderthal né un Denisova, ma è un organismo che è un ibrido di entrambe le specie. Testimoniare il fatto di quello che dicevo prima, cioè che queste specie sono ibridate tra loro e hanno dato origine quindi a dei figli che poi hanno continuato a mantenere questa quota di DNA ibrido. Dall'altro canto, invece, per farvi capire quanto può essere affidabile il DNA rispetto ai fossili, questa è un'altra specie, si chiama Homo naledi, descritta nel 2015, scoperta in Sudafrica. Di questa specie noi conosciamo tutto a livello morfologico, ovvero conosciamo adulti, conosciamo bambini, conosciamo uomini, donne, anziani, conosciamo tutto. Hanno scoperto diversi scheletri più o meno completi, quindi conosciamo veramente come è fatto, ma paradossalmente non sappiamo se è una specie antica, se è una specie recente, non si sa niente. Questo perché manca il DNA. Mancando il DNA, non abbiamo quella prova che riesce a farci capire quanto è lontano o distante da noi. Però conosciamo lo scheletro, ma nonostante questo, siccome ha delle caratteristiche ibride tra uomini recenti e uomini antichi, non riusciamo a capire dove metterlo esattamente. E quindi questo è un paradosso, vi dimostra quanto purtroppo la paleontologia, basandosi sul resto osseo, ci può dire poco. Magari sulle grandi lunghezze, sui grandi tempi ci dice tanto, però se questo tempo man mano si accorcia, queste informazioni sono davvero non sono sufficienti per capire esattamente dove collocare le varie specie. Quindi partiamo da una specie, nome di Denisova, che non ha lo scheletro ma ha il DNA, e da quello abbiamo capito dove collocarlo. Questa è una specie di cui non conosciamo il DNA perché purtroppo non c'è, perché non si è conservato, ma conosciamo lo scheletro. Nonostante questo, non sappiamo bene come collocarlo perché purtroppo ha caratteristiche che non ci permettono bene di definirlo. Qui altri esempi. Per esempio, queste sono tutte specie estinte nel Cambriano. Quindi vi parlo quasi di mezzo miliardo di anni fa. Per esempio c'è Anomalocaris, c'è Opabinia, c'è Lucigenia, tutti animali stranissimi ai giorni nostri, perché animali del genere oggi non esistono, però inizialmente e anche ora facciamo molto fatica a capire addirittura il filum di appartenenza, perché sono talmente strani, conosciamo solamente lo scheletro, conosciamo comunque le tracce che sono queste tracce impresse nella pietra, troppo antiche per avere del DNA. E nonostante questo, anche se conosciamo più o meno il corpo, è veramente difficile capire quali sono le parentele che hanno questi animali rispetto alle popolazioni, agli animali attuali, addirittura a livello di filum, come dicevo prima. E qui un altro esempio ancora, vediamo per esempio l'anguilla. L'anguilla, non so se lo sapete, ha per
non è sempre anguilla, nel senso che ha la fase larvale, che è quella sinistra, si chiama leptocefalo, che è molto diversa dalla fase adulta, che è, diciamo, questo pesce serpentiforme. E ho dovuto sapere che per tanto tempo hanno pensato che leptocefalo, quindi la larva di anguilla, fosse una specie a parte. E ovviamente verrebbe da pensarlo, perché sono molto diverse. Poi hanno scoperto che in realtà questo leptocefalo compie metamorfosi e diventa l'anguilla. Con questo cosa voglio dirvi? Immaginate che l'anguilla sia estinta, non c'è più. Se avremo solamente resti fossili, questa anguilla rimarrebbe tale, cioè nel senso non riusciremo a capire che il leptocefalo in realtà è l'anguilla, ma continueremo a classificare esattamente il leptocefalo come specie a parte e l'anguilla come specie a parte, perché non ci manca quel link. Ci manca quel collegamento tra le due specie. Se c'è il DNA, riusciamo a dire questa cosa. Se non il DNA non c'è, questo sarà impossibile, perché le forme sono talmente distanti, diverse, che sarà praticamente troppo difficile capire che sono la stessa cosa, lo stesso animale, che leptocefalo appunto andrà a metamorfosare in anguilla. E siamo quindi arrivati al topic di questo incontro, ovvero se è possibile riportare in vita le specie estinte. Allora, purtroppo è molto difficile, siamo ancora molto lontani da riportare in vita alcune specie estinte, perché magari sono specie che sono molto lontane da quelle attuali, oppure hanno comunque poca parentela. Per esempio, spesso si parla di clonazione di questi esemplari, esemplari che quindi sono conservati per qualche motivo in ottime condizioni, si potrebbero utilizzare per essere poi clonati e portati in vita. Ecco, quando si parla di clonazione, spesso si tira fuori la pecora Dolly, che è quella a sinistra. La pecora Dolly come è stata ottenuta? È stata ottenuta partendo da tre esemplari diversi. Il primo esemplare ha dato delle cellule mammarie, un altro esemplare ha dato le cellule uovo e un altro invece ha fatto da mamma surrogata. Hanno fatto incontrare la cellula uovo senza nucleo con la cellula somatica della mammella, l'hanno fatto incontrare, questa è stata stimolata per farla sviluppare, farla quindi diventare un embrione, che poi è stato impiantato nella mamma surrogata. È stato possibile perché il DNA di partenza era di alta qualità. La cellula di partenza, cellula uovo, anche questa era di ottima qualità, e inoltre parliamo della stessa specie, cioè parliamo di animali molto simili, che quindi quando il materiale genetico viene fatto incontrare con quello della cellula, diciamo che si capiscono, per semplificare. E poi questa cellula, che poi è diventata un embrione, è stato impiantato in una mamma compatibile, quindi anche qui stessa specie che riconosce questo embrione come suo. Nel caso del mammut, che è l'esempio a fianco, non è possibile avere una mamma mammut, non è possibile avere materiale genetico di alta qualità di partenza, perché ovviamente sono tutti estinti e quindi questo è molto difficile. Ci sono dei casi, che adesso vedremo, che ci possono far pensare, però comunque ancora stato attuale, 2021, inizio 2021, è ancora molto difficile. Questa, per esempio, è un'ipotesi che si può utilizzare. Si parte da degli spermatozoi che sono custoditi all'interno di mammut. Ovviamente sono spermatozoi che non saranno mai di alta qualità, perché comunque parliamo di animali morti, conservati non in maniera ottimale, anche se per quello che vogliamo potrebbero anche andare bene. Questi vengono utilizzati per fare una fecondazione artificiale in cellule uovo di un elefante. Vengono quindi impiantati in un elefante e quello che si ottiene non è un mammut, ma è un ibrido tra elefante e mammut. Poi quello che si fa su questi ibridi è fare l'ibridazione back cross. Che significa? Significa partire da questi ibridi e cominciare a selezionare tutti quegli ibridi che hanno caratteristiche molto più simili al mammut rispetto all'elefante. Per cui man mano con le selezioni si selezionano sempre questi esemplari ibridi simili al mammut. E col tempo queste caratteristiche da elefante pian piano spariranno fino a dare, almeno dal punto di vista fenotipico, quindi dal punto di vista estetico, l'aspetto da mammut. In realtà, come capiamo, questo
non ci permetterà mai di dare i mammut puri, ma sono dei mammut ibridi con l'elefante, quindi sono dei mammut travestiti. Non sono esattamente i mammut, ma sono qualcosa dal punto di vista estetico, ci ricorda il mammut, ma in realtà non c'ha nulla a che fare. Un altro esempio, simile a quello di prima, è prendere il genoma dell'elefante. Il genoma dell'elefante viene modificato togliendo le parti dell'elefante e inserendo alcune parti del mammut, a meno quelle che ci sembrano più significative. Poi questo animale viene ugualmente messo dentro la pancia di una mamma, viene fatto crescere. Quello che si ottiene, anche qui è un ibrido, ma è quasi un Frankenstein, nel senso che è un elefante, principalmente un elefante, che ha caratteristiche mammut, magari estetiche, però quello è. Non è un mammut, ma è comunque una via di mezzo, giusto qualcosa che ci ricorda mammut esteticamente come il caso di prima, ma non è mammut. Quello che invece ci può dare dei mammut effettivi è questo. Questo è stato anche provato. Si parte da una cellula uovo di elefante. La cellula uovo viene rimossa del suo nucleo, viene inserito dentro la cellula somatica di un mammut, il nucleo di un mammut, e si spera che poi questa possa essere utilizzata per essere impiantata e inserita quindi dentro il corpo di un elefante. Questa via è praticamente quella che è stata utilizzata più o meno a grandi linee per Dolly, quella di prima. Però c'è un problema grosso, o meglio, più problemi. Il primo punto è la qualità del nucleo, perché ovviamente parliamo di un animale morto migliaia di anni fa, non avrà mai un nucleo integro e funzionale, insomma, non sarà mai perfetto questo nucleo, quindi avrà sempre un grado sarà sempre degradato. E poi c'è anche il discorso della compatibilità tra mammut ed elefante, perché sono due specie, anche se sono animali simili dal punto di vista estetico, in realtà sono diversi, e quindi bisogna sperare che questi abbiano una compatibilità nello sviluppo almeno embrionale. Il terzo grado poi è quello di sperare che almeno la mamma sia capace di portare al termine questo embrione e non abortisca, perché il rischio, se non c'è compatibilità tra questo embrione e la mamma, questo potrebbe succedere. E quindi chissà se un giorno potremo portare in vita specie estinte. Certo è che per alcuni casi, tipo l'uomo di Neanderthal, questo potrebbe essere anche fatto, perché comunque abbiamo prove almeno è più facile rispetto ad altri casi. Abbiamo prove di incroci tra uomo sapiens e uomo di Neanderthal, però ovviamente nascerebbero un sacco di problemi etici, perché è lecito fare un clone di un uomo, ok, che non è un Homo sapiens, però è comunque un uomo. Magari può non sarà esattamente come noi dal punto di vista intellettivo, sarà sicuramente diverso dal punto di vista mentale, però come ci si comporta con questo uomo? Che diritti potrebbe avere? Questo è un discorso ovviamente che ci frena, perché ok, parla di mammut, ma se parliamo già di uomini estinti, seppur affascinante, è veramente molto complesso fare questo lavoro. Il webinar finisce qua.